Siamo veramente orgogliosi di questa donazione. È logico che sta scritto da qualche parte che c'è chi semina e chi raccoglie. Io raccolgo, ma non ho seminato perché il lavoro fatto è molto proficuo, è stato fatto dal già presidente Borghi insieme al signor Riva e alla sua famiglia. C'è stato anche il supporto di Credem, come sapete. Per oggi quello che ho da dire è che sono venuto volentieri qui perché nel catalogo che è stato preparato c'è Parmigiani che dice una cosa molto bella riferita a Walter Benjamin, sì. No? Che dice che il collezionista vive nell'arte, vive dentro all'arte, quindi qui allora è particolarmente pertinente perché qui la famiglia Riva vive veramente nell'arte e devo dire che la invidio molto. E noi siamo molto felici di questa donazione, è nella linea di quello che la donazione ha sempre fatto per cercare di tutelare le opere nel tempo. Poi, come diceva il signor Riva, vanno fatte anche vivere in qualche modo. 50 opere sono state collocate in un'ala di Palazzo d'Amosto e adesso quello che posso dire è che vedremo un pochino come valorizzarle ulteriormente. No, io sono ben contento di aver trovato, le dico, per me il mio cruccio era quello già 2 anni fa o 3 anni fa, dove sarebbe finita la mia collezione. Ho visto tante eredità regalate, ma io qui ci ho lavorato 60 anni. Io ho comprato, cambiato, cercato soprattutto perché è facile comprare dei quadri, ma fare una collezione è una cosa diversa, perché è un progetto. È un progetto in cui lei deve prendere il meglio e poi il meglio di ogni momento. I Manfredi hanno anche cacciato da casa mia gli altri quadri, perché gli altri quadri, avevo dei quadri anche importanti, va bene, ma quando si comincia a mettere vicino a dei quadri come questo o così, bisogna avere dei quadri di altissimo livello. E siccome in casa mia i quadri sono a 10 cm uno dall'altro, lei che cosa fa? Il più bello piace il più brutto, per cui pian piano ha cacciato tutti. Io mi sono reso conto che io ho dei quadri, dei miei, che potrebbero stare in qualsiasi museo. Va bene? Quel quadro là, che era uno del quadro storicamente più importante perché era della collezione Barilla, va bene, è un quadro straordinario, che ci ho dato la caccia a quel quadro là per 20 anni, 25.